Ok, buonasera a tutti. Allora, Consiglio Comunale, iniziamo con l'appello. La parola al segretario, grazie. Cominciamo con la verifica del numero legale dell'appello e quindi la verifica del numero legale. Vergani. Figini Matteo. Allora, al momento assente, arriverà a breve. Bonafè. Presente. Scantamburlo. Beni. Cermenati. Bernani. Ghiotto. Di Bari. Caldan. Gaslini. Assente giustificato. Lamanna. Zini. Franzoni. Borsani. Assente giustificato. Guagnetti. Teston. Perfetto, quindi è sicuramente sussiste il numero legale, essendo solamente 3 assenti e 14 presenti. Tra gli assessori, Figini Matteo ancora non è arrivato. Figini Fabrizio. Boccafoglia Sonia. De Simone Andrea. E Tau Cristina. Ok, la ringrazio, signor segretario. Dichiaro quindi, visto che è stato accertato il numero legale, valida e aperta la seduta di Consiglio Comunale del 12 marzo 2018 con 7 punti all'ordine del giorno. Allora, il primo punto all'ordine del giorno in realtà è una presentazione al Consiglio Comunale del piano triennale di prevenzione alla corruzione 2018-2020. Quindi è solo una presentazione al Consiglio. Il signor segretario ha qui appunto una slide e una presentazione che verrà quindi illustrata a tutti i consiglieri comunali. Quindi non so, sì, si vede, forse è meglio spegnere la luce. Poi Jacopo, grazie. Quindi do la parola al dottor Zammarrano per illustrare questo piano, grazie. Sì, so che è appunto una novità che venga così descritto il piano di prevenzione della corruzione, perché effettivamente il legislatore ha chiarito che è un atto di competenza della giunta comunale. È un atto che viene predisposto dal responsabile della prevenzione della corruzione, che il sindaco ha individuato nella figura del segretario comunale. Una figura che per effetto di una modifica normativa che è stata introdotta nel corso dell'anno 2016 prevede di norma un accorpamento nella stessa figura sia della responsabilità della prevenzione della corruzione sia della responsabilità della trasparenza ed è per questo che il sindaco nello scorso mese di novembre ha adottato un decreto nel quale individua nella figura del segretario comunale la responsabilità sia della prevenzione della corruzione che della trasparenza amministrativa. La trasparenza è stata accorpata da quella modifica normativa intervenuta col decreto legislativo 97-2016 nell'ambito del piano di prevenzione della corruzione. La trasparenza quindi diventa una sezione del piano stesso.
L'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, suggerisce comunque, pur essendo il piano di competenza della Giunta Comunale, quindi predisposto dal responsabile della prevenzione della corruzione, proposto alla Giunta Comunale e adottato dalla Giunta stessa, suggerisce comunque l'ANAC un coinvolgimento dell'organo consiliare in quanto organo di indirizzo generale di controllo. Ecco la ragione per la quale ho suggerito nel corso della commissione bilancio che si è svolta lunedì scorso, ho proposto, demandando comunque la decisione alla conferenza capigruppo, l'inserimento ecco, di questo atto come primo punto all'ordine del giorno, ma solo come appunto illustrazione al Consiglio Comunale per un maggior coinvolgimento dell'Assemblea Consiliare e una maggior comprensione eventualmente appunto dei contenuti del piano stesso. Che quindi io proprio brevemente vi descrivo nei tratti essenziali. Io volevo appunto evidenziare che rispetto agli anni passati, rispetto anche all'anno scorso, ho ritenuto opportuno, cogliendo le indicazioni che l'ANAC ha formulato negli anni scorsi, qui vedo che è già sparito tutto, ho ritenuto appunto opportuno, e questa è una delle novità, fare appunto una descrizione del contesto interno e del contesto esterno che caratterizzano appunto il comune di Varedo. Quindi il contesto esterno con appunto il richiamo a innegabili situazioni di cronaca che hanno interessato negli anni passati e interessano il territorio della provincia di Monza e Brianza, un accenno anche all'attività del Consiglio Comunale che appunto ha votato nelle scorse settimane appunto l'adesione a quel protocollo di intesa che io appunto richiamo nel piano di prevenzione della corruzione, il manifesto Brianza Sicura, un accenno ai reati più comuni e più frequenti che si sono registrati sul territorio nel corso dell'anno passato e una disamina molto veloce del contesto interno e della struttura dell'organico comunale. Fra l'altro appunto l'ANAC suggerisce una sempre maggior integrazione e compenetrazione tra questo documento ed altri documenti di programmazione dell'ente, nello specifico il documento unico di programmazione, il DUP, che è l'atto propedeutico all'adozione del bilancio di previsione annuale pluriennale. Infatti sicuramente il piano di prevenzione della corruzione verrà trasfuso e verrà richiamato anche nella nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 che sarà oggetto poi di disamina e di discussione nella prossima seduta consiliare insieme al bilancio di previsione. Molto sinteticamente volevo dirvi che ho preferito ecco, lasciare qui sto scorrendo, ecco, no, come vedete, i vari passaggi sull'organizzazione interna della struttura, così come articolata in settori, ciascun settore come appunto si compone, come è articolato nelle varie appunto figure professionali che lo compongono. E poi appunto siamo passati a una mappatura dei processi suddivisi tra processi di governo, che quindi sono quelli che competono agli organi di indirizzo politico, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, e una disamina invece dei processi, dei procedimenti, che sono i cosiddetti processi operativi, che sono quelli in capo a ciascun settore di articolazione dell'ente. Anche questo, ripeto, è una novità, ma d'altro canto rispetto ai piani degli anni scorsi,
Ma d'altro canto è proprio l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha raccomandato di effettuare una mappatura dei processi dell'ente come primo, come primo aspetto e prima panoramica per poi appunto cogliere quelle che eventualmente possono essere le criticità maggiori o quelli che possono essere i procedimenti amministrativi più delicati, nei quali può essere più frequente il rischio di insorgenza di fenomeni di corruzione. La metodologia, io ripeto, vado abbastanza velocemente perché non voglio appunto sottrarvi molto, molto tempo, però poi è chiaro che sono a disposizione per richieste di chiarimenti. Per quanto riguarda appunto la metodologia di misurazione, di valutazione del rischio, è stato riproposto il metodo che è stato proposto dalla CiVIT. La CiVIT era la commissione indipendente della valutazione dell'integrità, che poi è stata rimpiazzata negli anni successivi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Ecco, la CiVIT aveva proposto una metodologia di misurazione e di valutazione del rischio che il Comune di Varedo e molti altri comuni hanno deciso appunto di accogliere integralmente. Qualche perplessità sulla piena funzionalità di questa metodologia rispetto alle caratteristiche e all'attività dell'ente locale, io qualche appunto perplessità appunto ce l'ho, ed è uno dei motivi per cui ecco desidererei poi in futuro intervenire proponendo ecco una metodologia che sia più aderente alle caratteristiche specifiche di un ente come il Comune. L'esame appunto della metodologia e dei criteri di misurazione non ha rilevato ecco delle particolari criticità nei procedimenti di gestione dell'ente. Tuttavia, io in maniera un pochino più concreta e pragmatica ho cercato alla fine, nelle ultime pagine proprio del piano di prevenzione della corruzione, di inserire all'articolo, al paragrafo, agli ultimi paragrafi del 13, delle direttive specifiche a cui i responsabili dei settori e i loro collaboratori devono uniformarsi e che sono poi appunto delle raccomandazioni abbastanza semplici e possono sembrare banali, ma temo appunto che a volte nella loro banalità vengano disattese. In sostanza li troverete appunto verso la fine, sono delle direttive generali e delle direttive specifiche, direttive generali che riguardano in maniera trasversale tutti i settori, uno per tutti. Il ricorso limitato, quello che appunto che io ho proposto e che la Giunta Comunale ha approvato, il ricorso limitato all'affidamento diretto di forniture e servizi anche nei casi in cui ciò sia consentito dalla normativa vigente, perché oggi la normativa vigente, ritoccata negli ultimi anni dal codice dei contratti pubblici, consente l'affidamento diretto di forniture e servizi, quindi per l'acquisto di beni o per l'affidamento di servizi, l'affidamento diretto senza procedure comparative per importi fino a 40.000 euro. Ecco, cioè, quello che invece nel piano di prevenzione della corruzione si formula come direttiva generale è di fare un ricorso molto limitato a questa facoltà che pure il legislatore consente e di adottare anche per importi ben inferiori rispetto a questo, ove possibile, delle procedure comparative aperte, quindi rivolte a tutti i potenziali operatori economici, o ristrette quando la tipologia dell'appalto del servizio suggerisce una preselezione degli operatori economici, soprattutto quando abbiamo a che fare con dei servizi magari
particolarmente delicati. Faccio un esempio. Se dobbiamo appunto affidare servizi di natura sociale o che hanno a che vedere con la tutela della persona, la tutela di persone fragili, come possono essere appunto persone con disabilità o anche minori, forse diciamo è opportuno, anziché ricorrere a procedure aperte, fare una preselezione e attraverso appunto una manifestazione di interesse a cui possono appunto aderire potenzialmente tutti gli operatori economici, ma poi nell'ambito di quelli che hanno così formalizzato questa manifestazione, individuare quelli che appunto per esperienza, per caratteristiche organizzative, paiono essere quelli come dire, più affidabili. Altre appunto direttive così specifiche, che possono sembrare, ripeto, banali, ma a volte non lo sono, ho potuto verificare, ho potuto constatare, perché nei mesi di novembre e dicembre io ho fatto un corso interno, ho tenuto io un corso interno di formazione per tutto il personale riguardante proprio i temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza e i codici di comportamento dei pubblici dipendenti. E lì poi appunto mi sono accorto che alcune cose che apparentemente dovrebbero essere scontate appunto non lo sono. È un principio generale quello di trattare, di esaminare le pratiche secondo l'aspetto cronologico. Cioè, ripeto, dovrebbe essere, ma magari appunto è meglio che lo specifichiamo come direttiva. Quindi le pratiche, le istanze di autorizzazione, le istanze di concessione, le istanze di benefici economici, le istanze di permessi di costruire devono essere istruite secondo rigidamente un criterio cronologico di arrivo. I pagamenti delle fatture... abbiamo fissato una disposizione specifica, le fatture vanno pagate secondo un principio cronologico di scadenza, a meno che ci siano appunto delle eccezioni particolari legate al complesso meccanismo degli equilibri di cassa e di bilancio, per cui no, può essere più utile dare priorità a una fattura di importo limitato perché la fattura di importo più consistente mi crea qualche problema in quel frangente appunto negli equilibri di cassa, però ripeto, devono essere delle eccezioni. Fra le direttive si chiede che il segretario comunale venga informato preventivamente della scelta di adottare delle procedure di urgenza, quindi con affidamenti diretti, in maniera tale che il segretario comunale possa avere la possibilità, no, possa avere il tempo di verificare se sussistono i presupposti che legittimano e che giustificano, no, una procedura d'urgenza, e cercando anche di capire perché si è arrivati ad una situazione di urgenza. Un utilizzo limitato, molto limitato, delle proroghe contrattuali. Ed è il motivo per cui, io ripeto, scusate, ma perché non voglio appunto sottrarre spazio poi alla disamina appunto degli altri argomenti, ho ritenuto opportuno, e la giunta comunale lo ha appunto condiviso, inserire degli indicatori, chiamiamoli così, no, che consentono poi dopo nel corso dell'anno di verificare con quale frequenza così si appunto ci verificano alcune circostanze. Sto cercando proprio il punto perché ritengo che sia appunto un aspetto sul quale poi magari soffermare l'attenzione. Ci sono arrivato, ecco, vedete appunto c'è questo paragrafo 15 che è proprio stato appunto inserito ex novo quest'anno,
è l'utilizzo di alcuni indicatori che possano rilevare possibili anomalie nello svolgimento dell'attività amministrativa. Quindi, questi indicatori di controllo sono stati individuati nel modo in cui possiamo appunto leggere insieme, cioè capire il valore complessivo degli affidamenti diretti di servizi ripetitivi e di forniture di beni della medesima classe merceologica nell'arco temporale di un anno. Cioè capire nell'arco temporale di un anno qual è il valore complessivo degli affidamenti diretti di servizi che si ripetono nel tempo, perché questo potrebbe anche essere un escamotage che gli enti utilizzano, non il comune di Varedo, ma che gli enti utilizzano per frazionare gli importi in più, in tanti affidamenti, e arrivare al di sotto delle soglie che invece determinerebbero una procedura più complessa di gara. Cioè, se per importi superiori a 40.000 euro vige appunto il principio della gara o comunque della procedura comparativa, questa prescrizione potrebbe essere aggirata attraverso l'utilizzo nell'arco dell'anno di tanti affidamenti diretti, di più affidamenti diretti di importo frammentario di 7.000, 8.000, 10.000 euro, no, che ripeto è un modo per aggirare la normativa. Cerchiamo appunto di misurare, di verificare nel corso di un biennio qual è la frequenza, la reiterazione dell'affidamento di servizi e forniture di beni al medesimo operatore economico, anche qui per verificare se questo può rappresentare una spia d'allarme di un'eventuale anomalia. Verificare nell'arco temporale di un anno qual è la frequenza del ricorso alle procedure di affidamenti d'urgenza, che sono appunto delle procedure che consentono l'affidamento diretto. Ma perché si è arrivati all'urgenza? Perché si può arrivare all'urgenza anche se non si è sufficientemente organizzati. Quindi non ho adeguatamente programmato i tempi delle procedure di appalto e mi trovo in una situazione tale appunto di urgenza e quindi ho la giustificazione per fare un affidamento diretto. Alla stessa maniera, quello che si intenderà appunto misurare nell'arco di un anno, di un biennio è appunto la frequenza del ricorso alle proroghe contrattuali, perché si ricorre alle proroghe quando l'affidamento è scaduto e io nella necessità di garantire comunque la prosecuzione del servizio faccio appunto un prolungamento della durata dell'affidamento al medesimo operatore che ha eseguito il servizio o ha fornito il bene nel corso dei mesi precedenti. Così come appunto desidererei appunto un monitoraggio sulla frequenza dei ritardi nei tempi di esecuzione dei contratti. Ripeto, questo appunto è un altro aspetto che è stato inserito ex novo, che non troverete appunto nei precedenti piani, ma che appunto mi è sembrato proprio utile per monitorare maggiormente nel corso dell'attività amministrativa delle possibili incongruenze che possono comunque almeno costituire la spia di una non adeguata gestione appunto dell'attività amministrativa, o comunque di un'attività amministrativa che ha bisogno appunto di migliorie e di essere affinata. Questo c'è in sintesi. Poi c'è la sezione sull'amministrazione trasparente che termina, poi non so se qualcuno di voi appunto ha avuto la possibilità di vederlo, io sto andando proprio dalla parte opposta, benissimo, sto risalendo quando volevo scendere, che si compone poi di una tabella
nella quale vengono appunto indicati gli adempimenti che ciascun responsabile di settore del Comune di Varedo deve inserire appunto nella sezione amministrazione trasparente, che è una sezione creata dal decreto legislativo 33/2013, il decreto sul riordino della trasparenza amministrativa, sono appunto informazioni, dati, documenti la cui pubblicazione è obbligatoria, è stata resa obbligatoria dal decreto 33/2013, in relazione alla quale è nato l'istituto dell'accesso civico, quindi il diritto da parte di chiunque di richiedere e di pretendere che uno di questi dati che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria vengano pubblicati qualora ne sia stata omessa la pubblicazione. Come vedete, diciamo, vengono indicati a seconda appunto dell'oggetto, ecco, della pubblicazione, qual è l'ufficio competente, quindi se è il segretario generale o se sono i responsabili di settore competenti per materia quando sono trasversali i documenti, e questo appunto ripeto, il quadro dei dati, delle informazioni, dei documenti che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria. Altra cosa che è stata istituita, io non so se i capigruppo magari appunto ne hanno un ricordo, verso la fine dell'anno, uno degli ultimi atti adottati dalla giunta comunale è stata l'istituzione del registro degli accessi civici, cioè degli accessi civici potenziati, cioè in sostanza l'Autorità Nazionale Anticorruzione nei mesi passati ha suggerito agli enti di istituire il registro degli accessi civici potenziati, il registro dell'accesso civico potenziato, che è qualcosa di diverso rispetto a questo accesso civico, nel senso che il decreto 97/2016 ha modificando l'articolo 5 del decreto 33/2013 ha previsto anche la possibilità di un accesso generalizzato, quindi riconoscendo a chiunque, quindi chiunque vuol dire, come dice il termine stesso, chiunque, cioè non c'è nessun limite né di cittadinanza né del fatto appunto che si tratti di una persona fisica o di una persona giuridica, di una persona residente, non residente, il diritto di chiunque di avere appunto copia di atti o documenti che devono però essere identificati, perché gli uffici non è che possono impazzire con richieste vaghe e generiche, senza che il richiedente abbia alcun obbligo di motivare la richiesta e nessun obbligo di indicare qual è l'interesse che diciamo lo conduce a una richiesta di questo tipo. Questo è l'accesso civico generalizzato, è stato appunto istituito da parte del Comune di Varedo questo registro che avrà appunto un aggiornamento semestrale, è stato pubblicato in una sottosezione della sezione amministrazione trasparente, sempre appunto nell'ambito della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Al momento ne abbiamo registrato nel corso del semestre, del secondo semestre 2017, una richiesta di accesso civico generalizzato, alla quale se ne è aggiunta un'altra nei giorni scorsi, ripeto, da parte di cittadini che appunto hanno richiesto un accesso a determinati documenti pur non essendo direttamente interessati ai documenti stessi, e questo appunto è un altro, come dire, tassello che il Comune ha così inserito in attuazione di quelle che sono le direttive dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Niente, questo appunto molto molto in sintesi, poi ovviamente sono a disposizione per eventuali chiarimenti o tentativi di chiarimenti, ecco. Ok, la ringrazio dell'esposizione, molto chiara. Allora, su questo punto ovviamente non c'è nessuna votazione, nessuna delibera, io la tratterei come una comunicazione, nel senso che è possibile un intervento di una persona per ciascun gruppo se qualcuno vuole commentare o esprimere un giudizio, un commento su quanto esposto, se no passiamo al successivo punto. Adesso non so se consigliere Zini, prego, e Jacopo poi. Ah, grazie.
Prego. Allora, volevo ringraziare sicuramente il segretario per l'ottimo lavoro fatto. Il piano è sicuramente molto corposo, che una semplice lettura non è facile entrare nel dettaglio delle singole articoli. Mi ha fatto piacere vedere il richiamo ovviamente all'adesione di Brianza Sicura, che l'ultimo, quando l'abbiamo votata, c'era un po' di scetticismo, invece a quanto pare può essere un valore aggiunto, come tutte le cose può migliorare, come tutte le cose però può portare un valore aggiunto alle amministrazioni. L'unica cosa che piacerebbe portare, non tanto a discussione stasera, ma una riflessione al segretario, anche alla giunta, perché ho visto che in altre occasioni è stata affiancata a questo tipo di lavoro, alla stesura del piano, ma anche alle eventuali operazioni per migliorare il piano stesso, o anche come supporto all'eventuale attività delle commissioni ad hoc. Alcune amministrazioni hanno attivato la commissione ad hoc, mi sembra lo stesso ANAC, se non ho capito male prima confrontandomi, ha suggerito nel limite del possibile di allargare, consultarsi anche con anche addirittura associazioni del territorio, associazioni presenti nel territorio. Pensavo per caso valutare questo suggerimento, anche perché abbiamo anche delle figure all'interno del Consiglio Comunale che per caso potrebbero portare un valore aggiunto, visto anche la propria attività, di affiancare una commissione che possa collaborare e portare eventualmente anche suggerimenti o supporto sul lavoro di eventuale controllo di questo piano. Questa è l'unica proposta, non porto in discussione stasera, voglio dare come una riflessione all'amministrazione. Comunque complimenti per il lavoro, che veramente non letto, non tutto, ma una buona parte veramente entra nel dettaglio ogni singola voce, e è un documento utile anche per il ruolo di noi consiglieri, che è quello come organo in controllo. Okay, la ringrazio consigliere Zini, ci sono altri interventi. Consigliere Guagnetti, prego. Sì, solo per ringraziare anche noi il lavoro svolto dalla la presentazione e la spiegazione data dal segretario, che ha dimostrato nella presentazione insomma l'attitudine all'attenta analisi delle procedure, alla verifica delle procedure del comune. E vista anche la proposta di Zini, se nel caso riterrete opportuno, saremo ben felici di partecipare all'eventuale analisi più dettagliata di questo documento. Perfetto, la ringrazio. Capogruppo Beni. Sì, volevo ringraziare anche il segretario che ci ha fatto entrare in maniera molto più facile che dalla sola lettura, anche nell'utilizzo di questi indici che riescono ad individuare eventuali anomalie appunto nei pagamenti. Quindi la ringraziamo e sicuramente adesso abbiamo capito molto meglio il tema. Grazie. Grazie consigliere Beni. Ok, quindi non essendoci altri interventi, chiudiamo quindi questo punto. Ringrazio anch'io il segretario per la presentazione e per il lavoro svolto. E passerei quindi al successivo punto, all'ordine del giorno, l'approvazione del nuovo statuto di Brianza Energia Ambiente S.p.A. e approvazione degli indirizzi in merito a Beagestione S.p.A. per adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 175 del 2016, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Allora, per questo punto all'ordine del giorno, l'assessore De Simone con anche il supporto del segretario possono illustrare la delibera. Grazie. Sì, buonasera a tutti. Cercherò di spiegare in sintesi, poi il segretario aggiungerà in maniera più magari precisa e dettagliata alcuni punti. Come abbiamo visto in commissione e poi nei capigruppo, c'è una richiesta da parte di BEA per la modifica del loro statuto. Le modifiche sono comunque necessarie per adeguarsi a quelle che sono le nuove normative che fanno riferimento al decreto legislativo 175. Nello specifico, giusto per saltare i punti di variazione, si parla di organo amministrativo, prima si parlava di un consiglio di amministrazione, oggi il punto invece parla di organo amministrativo che poi
l'assemblea dei soci potrà deliberare in un modo o nell'altro se è ancora un consiglio di amministrazione o un amministratore unico, che penso sia la direzione verso cui andrà bene, anche per avere una riduzione dei costi. Un altro punto, un'altra modifica, sempre che riguarda l'aspetto prettamente contabile, è quello che è la revisione contabile. Da prima era gestita solamente dal collegio sindacale, che aveva la funzione di collegio sindacale e revisore dei conti. Oggi le due funzioni sono ben distinte, separate, quindi il collegio sindacale si occuperà del controllo societario e ci sarà una società di revisione o degli organi di revisione che invece si muoveranno per quanto riguarda l'aspetto del controllo contabile. E questo era l'articolo 22. Queste sono i punti di cambiamento. L'aspetto poi che porta generalmente ad adeguarsi al decreto legislativo 175 era legato anche alle, poi qui il segretario mi correggerà o implementerà la spiegazione, la possibilità da parte di una società a controllo pubblico di avere fino a un 10% di partecipazione privata. Nello specifico BEA, la scelta di BEA è quella di avere invece un capitale totalmente pubblico, perché comunque la sua funzione predominante è quella del servizio di igiene pubblica, inteso come raccolta, smaltimento, spazzatura e servizi di questo genere. È sempre legato a questo, vero, quello della BEA gestione, sempre legato a questo aspetto c'è il discorso invece della BEA gestioni, che può avere una partecipazione pubblica, deve avere almeno una partecipazione pubblica del 30%. In questo momento la partecipazione pubblica di BEA gestione è in capo a, mi sfugge il nome, scusate, con 10%. Sì. Comef, scusate, non mi veniva un altro nome, mi stavo confondendo. E si sta valutando se recuperare un 20% per raggiungere il 30% o comunque predisporre già un'entrata privata di un 30%, anche perché in questo caso l'adesione del privato va a esaurimento nel momento in cui decade o viene completato il suo servizio di gestione dell'appalto che gli viene affidato. Quindi ci si potrebbe trovare una situazione che tra 2 o 3 anni, 4, adesso non so quanto sia la durata, viene a mancare un 10%, noi aveva il GEA gestione aveva inserito un 20% per fare il 30% e deve ritrovare un altro 10%, quindi andrà, si presume, a cercare un 30% per completare eventualmente l'uscita del privato oggi presente. Questo però sarà poi una decisione da parte dei soci, che altro non sono che i comuni aderenti alla società. Ci sono alcune modifiche, come nell'oggetto sociale, beh, questo avete potuto magari leggerle, quindi correzioni, non so, l'oggetto sociale passa a costruzione e gestione di impianti, viene aggiunta attività di progettazione e costruzione di impianti per lo smaltimento e il trattamento, cioè c'è un po' di correzioni e modifiche, anche perché penso che lo statuto fosse un po' vecchiotto nella sua origine e quindi si è provveduto in questo periodo, perlomeno BEA ha provveduto a una sua modernizzazione, non solo per recepire le nuove normative, ma anche per dare una maggior fluidità ai capitoli del proprio statuto. Penso di aver detto brevemente un po' tutto, se il segretario vuole aggiungere particolari più tecnici. No, ecco, ripercorrendo un pochino quello che appunto
non specificavo la scorsa settimana nel corso della commissione bilancio. In sostanza BEA S.P.A. ha le caratteristiche proprie della società in house, quindi della società che è totalmente partecipata da soci pubblici, nel caso specifico da comuni e dalla provincia di Monza e Brianza, e in quanto tale quindi può essere destinataria di affidamenti diretti in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici. Il decreto legislativo 175/2016, che ha innovato la normativa in materia di società pubbliche, ha peraltro previsto la possibilità anche per le società in house, cosa che non era, circostanza che non era appunto prevista dalla norma previgente, di una eventuale partecipazione di privati, il cui capitale, la cui partecipazione però deve essere tale da non produrre delle azioni di veto o un'influenza sulle decisioni dominanti, determinanti della società. Però nella modifica dello statuto ci sono appunto due passaggi, ecco, che io evidenzierei, no? Nell'articolo 1 e nell'articolo 5, ecco, la scelta è stata quella invece di precludere al momento in BEA S.P.A. La partecipazione di soggetti privati, quindi la società rimane totalmente a capitale pubblico. All'articolo 5, negli ultimi capoversi, negli ultimi commi, si specifica che è esclusa la cessione di azioni a soggetti privati e che la quota di partecipazione degli enti pubblici territoriali non potrà essere inferiore al 100%, mentre prima era al 60%. Ripeto, perché questa comunque è veramente una modifica che legittima appunto gli affidamenti diretti dei servizi che costituiscono poi l'attività sociale della società da parte appunto dei soci che la compongono. Quindi, ecco, mi sembra appunto un aspetto abbastanza importante questo. BEA S.P.A. È proprietaria, controlla poi una altra società partecipata, quindi il comune di Varedo ha un controllo diretto di BEA S.P.A. e attraverso BEA S.P.A. un controllo indiretto di una di un'altra società che ha le caratteristiche della società mista pubblico-privata, che è BEA Gestioni S.P.A. Per appunto per la quale, in relazione alla quale saranno necessarie delle modifiche appunto statutarie, perché come vi diceva l'assessore De Simone, oggi è prevista una partecipazione di capitale privato nella misura del 10%, e invece il decreto legislativo 175/2016, il testo unico sulla riforma delle società partecipate dagli enti pubblici, ha precisato che la partecipazione dei privati nelle società misto pubblico-private non può essere inferiore al 30%, quindi sarà poi necessario appunto un adeguamento di questo statuto, che sarà una modifica poi appunto discussa poi nell'ambito appunto dell'assemblea. Quindi l'indirizzo che viene dato al sindaco quale legale rappresentante dell'ente, legale rappresentante del Comune di Varedo e quindi appunto soggetto delegato a rappresentare il Comune di Varedo nell'assemblea di BEA S.P.A. Ecco, l'indirizzo che comunque venga predisposta una procedura di gara per l'affidamento del almeno del 30% del capitale privato di BEA Gestioni S.P.A., un socio privato, il quale verrà appunto selezionato con una procedura di gara ad evidenza pubblica, e questo socio privato poi sarà il soggetto che materialmente poi eserciterà per una durata predefinita, come dire, appunto, c'è la gestione dei servizi affidati a BEA Gestioni S.P.A. Perfetto, la ringrazio. Dichiaro quindi aperta la discussione. Se ci sono interventi, prego.
Consigliere Guagnetti, prego. Sì, ringrazio nuovamente sia l'assessore che il segretario per l'esposizione di stasera, anche con le date in commissione, le risposte date alle domande. È una dichiarazione di voto che preferisco fare adesso, anche per permettervi magari di controbattere e quant'altro. Su questo punto, comunque, per quanto riguarda la gestione della società in se stessa, siamo sempre stati in contrasto con il Movimento 5 Stelle con le scelte fatte dalla società, e pochi giorni fa è stato presentato un esposto dopo un lavoro fatto dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle riguardante proprio la modalità di affidamento dei servizi di recupero e smaltimento rifiuti. Questo riguarda Bea Gestioni, ovviamente. Pertanto, visto l'esposto, visto l'attività portata avanti, le modalità con cui ha portato avanti l'attività la società Bea, non ci sentiamo di esprimere un voto favorevole, ma ci asterremo. Ok, la ringrazio. Ci sono altri interventi? No. Se non ci sono interventi passiamo direttamente quindi alle dichiarazioni di voto. Quindi vabbè, capogruppo Guagnetti, gli riformulo la domanda. Ok, capogruppo Zini. Il nostro voto è favorevole, ringraziamo anche da parte del nostro segretario, anche l'assessore e la stessa società per il lavoro fatto. Siamo contenti proprio della scelta che sia una società con partecipazione pubblica al 100%. Non voglio entrare nelle polemiche tentate dall'esposto, perché di chiacchiere sulla VEA, su articoli un po' farlocchi, ce ne sono stati anche fin troppo. Io ribadisco il valore aggiunto di questa società che porta sia nella gestione dei rifiuti, sia nel comune di Varedo con la gestione del teleriscaldamento, che sono vaderato. È previsto, è stato deliberato un ampliamento del teleriscaldamento a Varedo, e sulla sicurezza del termovalorizzatore c'è una commissione, l'ATS si sta muovendo per fare tutti i controlli che possono andare, che un controllo che dal mio punto di vista è stato, quella commissione è stato molto utile, perché l'ATS va oltre all'analisi del termovalorizzatore, andrà a fare un'analisi di una serie di cluster anche a Varedo sullo stato di salute dell'area di Varedo, dei cittadini, a prescindere dal termovalorizzatore. Perciò valuterà il termovalorizzatore, valuterà l'inquinamento da traffico, l'eventuale inquinamento da amianto, l'eventuale inquinamento che abbiamo subito per anni dall'area SIA. Perciò farà un vero studio dello stato di salute dei cittadini. E questo anche grazie, penso, all'intervento da parte di Bea nel portare anche loro anche le varie richieste dei comuni, e anche grazie al comune di Varedo. Il nostro voto è favorevole. Grazie. Capogruppo Lamanna. Fratelli d'Italia è favorevole. Capogruppo Beni. Gruppo Lega Nord è favorevole. Capogruppo Di Bari. Gruppo Forza Italia favorevole. Quindi pongo in votazione la delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi con 13 voti favorevoli, nessuno contrario, 2 voti di astensione dei consiglieri Guagnetti e Teston, il Consiglio ha approvato. Votiamo l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Consiglio all'unanimità ha approvato. Grazie, passiamo quindi al successivo punto all'ordine del giorno. Sì. L'imposta municipale propria, IMU, conferma delle aliquote e detrazione per l'anno 2018. Invito l'assessore De Simone a illustrare la delibera, grazie. Dipende. Sì, beh, concettualmente io sono d'accordo, l'avevamo fatto anche l'anno scorso, se non ricordo male. Anzi, anche quattro, perché alla fine c'è anche l'addizionale comunale, no? No, la Tari.
La Tari la lasciamo a parte, sì, la lasciamo a parte, ok. Allora facciamo illustrare IMU, TASI e addizionale comunale che fanno parte di un discorso unico, mentre la Tari la tratterremo a parte con una discussione, ecco, quindi faremo anche una discussione unica su questi tre punti, ok. Con tre votazioni separate, questo assolutamente. Grazie, prego Assessore. Allora, okay, questo l'avevamo visto in commissione, poi anche nei capigruppo. Sono state confermate tutte le tariffe per quanto riguarda l'IMU e la TASI. Per quanto riguarda l'IRPEF è una richiesta addirittura della legge di stabilità che non possono essere toccate, e quindi quella che è il nostro 0,5 rimarrà. Sono rimasti invariati le eventuali esenzioni, non ho molto da aggiungere, nel senso che ormai è il terzo anno, se non sbaglio, che rimane tutto fermo. Se ci sono quindi magari qui domande da fare, perché non ho molto da aggiungere. Sì, no, infatti quindi accogliamo un po' questa richiesta, magari facciamo una discussione unica su questi tre punti e poi li votiamo in sequenza. Quindi dichiaro aperto il dibattito, se c'è qualche consigliere che vuole prendere la parola, prego. Consigliere Zini. Una piccola domanda, peraltro di procedura tecnica. Nel momento in cui andiamo oggi a votare questo regolamento, che sicuramente verranno approvati, nel momento in cui il prossimo consiglio andiamo a discutere del bilancio, saremo vincolati da questa delibera o ci sarà la possibilità eventualmente nella presentazione di emendamento di rivederlo oppure no? Ecco, questa è la mia domanda. Non sto mettendo le mani avanti per un eventuale emendamento, è proprio per una conoscenza del procedimento. Grazie. Il segretario magari mi può aiutare. Ritengo che un'eventuale modifica non tanto delle tariffe ma di un'esenzione che si vuole aggiungere o qualcos'altro sia una modifica a un regolamento comunale dell'IMU, e quindi penso che si possa intervenire a farlo, però il segretario mi può essere più diciamo innanzitutto che il quadro normativo legislativo ha stabilito anche per quest'anno un blocco, un congelamento delle aliquote, per cui i comuni non possono aumentarle, possono, se navigano in acque, come dire, sicure, cosa diciamo circostanza abbastanza remota oggi, possono decidere semmai di diminuirle. Teniamo conto comunque che tutte queste delibere sono propedeutiche alla costruzione del bilancio, perché il bilancio, lo schema di bilancio, la proposta di bilancio che è stata approvata dalla Giunta Comunale nella seduta di giovedì scorso e i cui documenti sono stati poi trasmessi e pubblicati il giorno successivo, venerdì, lo schema di bilancio, la proposta di bilancio si regge sulla base appunto delle proposte di aliquote che vengono appunto deliberate questa sera. Per cui è chiaro che qualunque emendamento poi richiede la necessità appunto di trovare una quadratura di bilancio, perché significherebbe contrarre, ridurre le entrate tributarie, e quindi conseguentemente diciamo trovare gli equilibri attraverso un incremento delle spese, un incremento di altre entrate, ecco, o attraverso una riduzione delle spese, ecco, che possono essere appunto una riduzione delle spese nell'espletamento di alcuni servizi, il che appunto va chiaramente a così produrre, ecco, delle altre criticità. Per cui le previsioni di bilancio sono state costruite ovviamente sulla base del mantenimento delle aliquote e non appunto della riduzione, della diminuzione delle stesse, fermo restando che il legislatore, ripeto, ha imposto anche per quest'anno il congelamento
ad eventuali ipotesi di incremento delle aliquote tributarie, mentre questo aspetto non riguarda la Tari e non riguarda nemmeno il canone di occupazione del suolo pubblico, perché il canone di occupazione del suolo pubblico non ha natura tributaria, ha specificato la magistratura, la Corte Costituzionale, se non sbaglio, ma non solo, e quindi sui canoni di occupazione del suolo pubblico che hanno natura patrimoniale, non tributaria, i comuni possono intervenire. Il comune di Varedo ha deciso di farlo aggiornando un pochino degli importi che erano oggettivamente da anni molto bassi rispetto ai comuni confinanti. Quindi non so, per fare un esempio, il canone dell'occupazione del suolo pubblico per i posteggi del mercato, i canoni di occupazione del suolo pubblico per le installazioni, ad esempio, non so, dei ponteggi, faccio appunto degli esempi, i canoni di occupazione del suolo pubblico per eventuali appunto manifestazioni, no, con occupazione del suolo pubblico. Ecco, su quelle appunto poi l'amministrazione ha ritenuto opportuno appunto cioè intervenire. Sulle aliquote, ecco, per rispondere alla sua domanda, è chiaro che qualunque diminuzione comporta appunto una rivisitazione della proposta di bilancio. Grazie signor segretario, ci sono altri interventi? Allora, non vedendo altri interventi, io procederei quindi alla chiusura di queste discussioni e passerei alle dichiarazioni di voto. Quindi, capogruppo Guagnetti, le chiedo la dichiarazione di voto per la delibera numero 3, 4 e 6. Faccio una dichiarazione unica. Per queste tre delibere ovviamente, dopodiché facciamo le dopo facciamo le votazioni singole per ogni delibera, però visto che abbiamo fatto una discussione unica, poi è chiaro, se ha più dichiarazioni ci mancherebbe. Sì. No, su questi tre punti ci asteniamo, capiamo che comunque le difficoltà che ha il Comune nell'avendo anche tutte le tariffe bloccate, per cui insomma anche ogni qualsiasi ragionamento in variazione, anche in diminuzione da una certa parte, comporterebbe magari un aumento dall'altra che rimane bloccato, quindi capiamo le difficoltà. Comunque il discorso tecnico è stato fatto correttamente, le spiegazioni sono state date, ma su questo punto ci asteniamo, su questi tre punti ci asteniamo. Grazie capogruppo Zini. Anche il nostro voto è di astensione, non tanto perché non c'è l'opportunità di variare le tariffe, perché che non ci sia la possibilità di aumentarle penso che sia opportuno, visto la situazione economica che molte famiglie stanno vivendo, un aumento delle imposte sicuramente non l'avrebbe aiutate. Ci asteniamo per il semplice fatto che da parte nostra si poteva però in ogni caso valutare una diversificazione perlomeno su alcuni punti che valuteremo poi eventualmente di valutare con gli emendamenti a bilancio se riusciamo a mettere su alcuni argomenti che abbiamo anche discusso anche in discussione in commissione. Sarebbe potuto perlomeno tentare di trovare delle soluzioni alternative. Il nostro voto è proprio l'estensione per il fatto proprio che non è altro che una presa d'atto, la normativa non ci permette di aumentarle e di conseguenza ci rimaniamo fermi a quello, allo stato dell'arte che abbiamo, perciò ci asteniamo. Grazie. Capogruppo La Manna. Fratelli d'Italia è favorevole e penseremo anche che magari il nuovo governo ci basseranno le tasse. Capogruppo Beni, prego. Gruppo Lega Nord, favorevole a tutti e tre le delibere. Capogruppo di Bari. Capogruppo di Bari, cosa vuoi che dica? Siamo favorevoli, vabbè, vuole entrare in polemica. Favorevoli. Ok, vi ringrazio, adesso un attimo di attenzione perché sono tre votazioni
separati. Allora, pongo quindi in votazione la delibera numero 3, l'imposta municipale propria IMU, conferma aliquote e detrazione per l'anno 2018. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi con 11 voti favorevoli, nessuno contrario, 4 voti di astensione dei consiglieri Guagnetti, Teston, Franzoni e Zini, il Consiglio ha approvato. Pongo in votazione l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Consiglio all'unanimità ha approvato. Pongo ora in votazione la delibera numero 4, tributo per i servizi indivisibili TASI, conferma aliquote per l'anno 2018. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi sempre con 11 voti favorevoli, nessuno contrario, 4 voti di astensione, sempre dei consiglieri Guagnetti, Teston, Franzoni e Zini, il Consiglio ha approvato. Passiamo alla votazione dell'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Consiglio all'unanimità ha approvato. Ora do per implicito lo spostamento del punto 5 con il punto 6 e pongo in votazione la delibera relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, conferma aliquota per l'anno 2018. Chi è favorevole? No, lo do per implicito lo spostamento, è proprio la votazione della delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi con 11 voti favorevoli, nessuno contrario, 4 voti di astensione dei consiglieri Guagnetti, Teston, Franzoni e Zini, il Consiglio ha approvato. Pongo in votazione l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Consiglio all'unanimità ha approvato. Grazie. Passiamo quindi alla successiva delibera, quella relativa alla tassa sui rifiuti Tari, approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvazione delle tariffe della tassa per l'anno 2018. Definizioni, numero rate e date di scadenza. Anche in questo caso invito l'assessore De Simone a illustrare la delibera. Grazie. Allora, tassa rifiuti, come tutti gli anni, si attende di ricevere il piano finanziario da parte della società che ha la gestione di questo servizio e da questo importo poi nascono quelle che sono le tariffe domestiche e non domestiche. La cosa novità, diciamo, introdotta quest'anno è stata la possibilità di confrontare, e lo vedete nella delibera, confrontare il costo, diciamo, il costo complessivo della nostra raccolta e smaltimento di rifiuti con quello che è stato definito il costo standard da parte del Ministero Economico Finanziario. È stata una linea guida pubblicata l'8 di febbraio, quindi una cosa molto recente, e da qui si può, diciamo, valutare se, questo non significa che non si possa cercare poi di ridurre i costi, ma che il costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti di Varedo è inferiore a quello che è il costo standard per un comune delle nostre dimensioni. Ci sono alcuni allegati, alcune linee guida che potete trovare sul MEF che possono aiutare a comprendere un po' meglio questo nuovo aspetto e probabilmente dal 2019, il 2018 è considerato dal Ministero Economico e delle Finanze, i costi standard sono considerati un periodo di transizione. Per il 2019 probabilmente saranno molto più, innanzitutto molto più mirati, magari meglio fatti da parte del Ministero, e saranno dei costi ai quali il Comune potrà riferirsi per confrontarli con più precisione rispetto al piano economico che si trova ad affrontare. Grosso modo abbiamo provato,
diciamo, nell'esplosione per verificare le tariffe, abbiamo visto che rimarranno pressoché invariate rispetto agli anni precedenti, o meglio rispetto all'anno precedente, e si sono state costruite come sempre applicando quelli che sono i coefficienti che nascono dalle tabelle e degli algoritmi che ci vengono consegnati dal Ministero Economico-Finanziario. Non ho molto da aggiungere se non questa novità dei costi standard. Sì, grazie Assessore, un po' di silenzio per cortesia. Ecco, una precisazione. Abbiamo detto anche in Commissione Bilancio, solamente che c'è un piccolo errore all'ultima pagina, ma lo si intuisce, cioè quando riportiamo il costo standard complessivo pari a 1.862.302,30 euro, che è appunto il costo misurato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è chiaramente non inferiore, ma è superiore al costo che il Comune di Varedo invece appunto ha individuato e applicherà nel corso dell'anno 2018 sulla base del piano economico finanziario. Quindi ciò dimostra che il piano economico finanziario del Comune di Varedo comporta comunque per la cittadinanza un importo più contenuto rispetto a quello che è misurato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per enti delle dimensioni e delle classi demografiche, diciamo, simili a quelle di Varino. Quindi questo è un indice abbastanza confortante. Ecco. Sì, comunque anche nella conferenza capigruppo avevamo precisato questa rettifica. Nella stesura poi finale della delibera, cioè quindi quando la pubblicherò nei prossimi giorni, è chiaro che faccio questa piccola correzione. Ecco. Dopo questa incisa. Siamo più veloci rispetto. Solo un invito. Andando sul sito del MEF, sono, a parte l'allegato di tot pagine perché c'è dentro l'elenco di tutti i comuni, però non è quello a stampare, c'è le linee guida e c'è anche un simpatico allegato di metodo di calcolo, giusto per se volete andarlo a vedere. Grazie, dichiaro quindi aperta la discussione, prego, se ci sono interventi. Consigliere Guagnetti, prego. Sì, una cosa che legata poi alla fine a quello che è quello che può essere l'importo totale della spesa per la gestione dei rifiuti, ma mi sono dimenticato di chiedere durante la commissione il discorso del sacco con il CIP, con la RFID, ha avuto dei progressi? Non so se vuole intervenire direttamente il sindaco. No, non si. Beh, assessore. Non sono io che devo dirlo. Mi ero solo dimenticato una cosa abbastanza significativa, scusate se prima mi è sfuggita. Contro una media nazionale del 43%, se non ho visto male, di raccolta differenziata, 45%, Varedo al 61%, sto parlando di dati del 2015 perché li hanno costruiti sul 2005 questi costi standard, però nel 2015 eravamo al 61% contro una media nazionale del 45%, quindi Varedo ha comunque un significativo indice di raccolta differenziata che, se non sbaglio, negli anni successivi si è leggermente alzato. Il passo grande diventa sempre più difficile, passare da zero è semplice, adesso magari toccare quote del 70-75 sarebbe bello, ma sempre un pochino più difficile. Questo aiuterebbe comunque anche a una riduzione di quelli che sono i coefficienti da applicare al costo della tariffa. Solo un inciso. Per quanto riguarda il sacco, è meglio che parli qualcun altro che ha i tempi più giusti. Pensavamo di
come abbiamo già detto, che nel 2018 non saremmo partiti, volevamo partire nel 2019. Adesso vediamo se partiremo a settembre-ottobre con l'anno, diciamo, scolastico, oppure iniziamo da gennaio del 2019. Però comunque dobbiamo partire, perché siamo ormai la sperimentazione l'hanno fatta in tanti comuni, l'abbiamo fatta fare agli altri comuni, egoisticamente l'avevamo detto. Mi sembra che i risultati in alcuni comuni, dopo l'inizio, come abbiamo detto, che c'è un po' di trambusto, un po' più di abbandoni, tanto è vero che anche quest'anno, non so se avete visto, abbiamo un inciso, abbiamo lasciato ancora, diciamo, il vigile, chiamiamolo così, il vigile ecologico, in modo che possa fare attenzione dove ci sono degli abbandoni e soprattutto poi contravvenzionare, insomma, dare la contravvenzione. Ha fatto diversi, adesso appunto siamo in Consiglio Comunale, ha fatto l'anno scorso in nove mesi, un 150, diciamo, segnalazioni, ma poi alla fine si sono tramontate in una ventina di multe, diciamo, contravvenzione, perché comunque all'interno è difficile risalire, anche se apri i sacchetti non lasciano quasi più nessuno la bolletta con l'indirizzo e tutto quanto. Però comunque va bene lo stesso, perché nel momento in cui c'è l'abbandono del rifiuto lo segnala, è tutto molto più veloce, il recupero dovrebbe essere più veloce. Quindi, nonostante, nel senso, sono state fatte poche contravvenzioni, poche multe, abbiamo deciso come giunta anche quest'anno di rinnovarlo totalmente, in previsione appunto del sacco blu, perché quando inizieremo lì sicuramente, che se ne dica, ci sarà comunque un abbandono almeno nel primo periodo di rifiuti, e quindi è il caso di, comunque, se non è settembre, è gennaio dell'anno prossimo. Grazie assessore, ci sono altri interventi? Consigliere Zini, prego. Diciamo che un po' anticipa anche un po' la dichiarazione di voto. Siamo sempre allo stesso parere, soprattutto la Tari poteva essere l'opportunità per dare un segnale, quello che ho detto anche in Commissione di Capigruppo, di voler tentare di fare una politica contro il gioco d'azzardo. Sono convinto che economicamente parlando questi numeri forse avrebbe avuto un impatto zero, se non prossimo lo zero, però avrebbe dato un segnale forte all'esterno, che non è tanto contro a chi per caso gestisce questo è il gioco d'azzardo, ma quanto alle tante persone che per caso si sono avvicinate o per caso pensano di avvicinarsi o si stanno avvicinando, e sensibilizzare sul gioco d'azzardo, le sue conseguenze che può avere, poteva aiutarle. Era l'unica opportunità che avevamo, se andiamo a vedere, perché se sull'IMO non posso variare, diversificare l'eventuale maggiore o minore detrazioni, qua invece avrei potuto intervenire sulla parte variabile per vedere se si poteva applicare delle aliquote maggiori, nel limite del range che è previsto per legge si poteva intervenire. Poi per caso volevo dare una risposta che aveva chiesto in commissione, sai che avevi chiesto se ho quattro persone che abitano la casa devo applicare la tariffa fissa, se deve essere moltiplicata per quattro o no. La tariffa che devi applicare è quella indicata lì, ed è quella moltiplicata poi sul valore del rifiuto. Sai che avevi detto, non sapevi se era la variabile o la fissa. E la fissa è il coefficiente 0,80, che non devi fare 0,80 per 4, ma devi fare 0,80 sulla tariffa che ti rispetta. Era quello. Sai che ti avevo promesso. Beh, sono anch'io 4. Basta. Grazie consigliere Zini. Assessore De Simone. Prendiamo spunto dal suggerimento, non so, ma questo volevo vederlo col segretario, se è il modo giusto per farlo, nel senso non so se si può intervenire su una riduzione della tariffa al bar che non mette le macchinette, quindi la tariffa, ti faccio 50 euro di sconto, adesso faccio dei numeri a caso, non penso sia una motivazione logica, attenzione, giustificata per la riduzione. Secondo me, se si vuole fare qualcosa, visto che avete una commissione su questo argomento,
probabilmente si possono trovare delle soluzioni e delle, chiamiamole, agevolazioni premianti diverse. La tariffa in genere, almeno da quando siamo in amministrazione, si è avuto degli interventi di riduzione nel momento in cui si è creato del disagio al commerciante. T'ho chiuso la strada per 2 mesi, ho fatto qualcosa per cui tu non hai potuto esercitare e l'unico modo per darti una mano è ti tolgo 2 mesi, una proporzione di 2 mesi di tassativo perché il camion non è passato a portartela via. Faccio questo esempio. Non so se la Tari è il modo migliore ed è possibile, è una cosa che m'ero appuntato da chiedere al segretario, perché comunque è una cosa che non dobbiamo, anche se, visto che è un'esenzione che si può applicare, come abbiamo detto prima, anche dopo, se fosse possibile non penso ci siano difficoltà. Non la ritengo però la strada migliore, secondo me bisogna studiare qualcosa di diverso. Io non sono uno che gioca, quindi lo sento poco, cioè, mi sembra che nessuno giochi, però non ci faccio... No, vabbè. No, vabbè, ci potete credere o no, ma non è così. Però forse trovare una soluzione diversa, ben accetta. Sì, no, il problema degli interventi sulla Tari è che il legislatore ha imposto la copertura integrale al 100% dei costi, per cui ecco, cioè, penso che sia più facile per ottemperare comunque a questo disposto legislativo fare appunto delle agevolazioni sugli operatori economici che rinunciano all'utilizzo, se non ho capito male appunto, no, di alcuni strumenti, alcuni apparecchi, fare delle agevolazioni che non investono tanto appunto, cioè, la tariffa dei rifiuti, ma altre, diciamo, eventualmente appunto altri tributi che non siano però appunto la tassa sui rifiuti, la tariffa sui rifiuti, perché ha quel vincolo, per cui comunque agevolare appunto quegli operatori significa caricare poi altri per arrivare alla copertura integrale della spesa al 100%, e quindi far pesare appunto maggiormente magari appunto sulle famiglie o su altre appunto utenze quello che non viene invece addossato appunto agli operatori commerciali, pur producendo gli stessi, no, quantità di rifiuti legati appunto all'attività. Ne parlerò anche appunto con la dottoressa Ruspi, che è sicuramente più esperta di me appunto sulla materia, però io ho qualche appunto difficoltà, la rinvengo in quel senso lì, ecco, cioè, proprio con riferimento appunto alle agevolazioni in materia di tariffe sui rifiuti. Okay, grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Zini, poi consigliere Guagnetti, scusi. Sicuramente la tariffa, cioè il vincolo di legge deve coprire il 100%, come non è neanche giusto per una riduzione che vado a dare a quello che lo toglie andare a pesare sugli altri. Infatti, almeno il mio pensiero era quello: chi quell'esercente non ha o rinuncia a una riduzione, e come la faccio a quadrare col 100%? Chi invece la mantiene, gli applico la liquida massima prevista per la normativa, al fine di verificare se sono delle verifiche, verificare se viene mantenuto l'equilibrio al 100% senza andare a intaccare nel privato né le altre attività commerciali. Proprio nel settore, da una parte minima, dall'altra parte massimo. Che poi difficilmente quelli che pagano il massimo rinunceranno alle macchinette perché gli è stato aumentato un attimino la Tari, ma è un segnale che viene dato che si agevola chi rinuncia o non ne fa utilizzo e penalizza chi invece ha altri tipi di introiti che vanno a incidere anche socialmente. Era questo. Ma l'equilibrio mantenendolo sempre sullo stesso settore meteorologico, perché sennò ovviamente non è corretto. Sono anch'io d'accordo che non posso andare a pesare sugli altri su una cosa di questo genere. Sono da fare i calcoli che non sono io in grado di farli.
Intendevo dire, no, che un operatore economico ha anche altre tasse, altre imposizioni, che sono ad esempio, no, l'imposta appunto sulle pubbliche affissioni, sulle insegne. Magari appunto c'è, dove, siccome lì non c'è c'è qualche appunto margine in più, no, perché non è legato appunto alla copertura integrale, no, della tassa sui rifiuti, magari quella potrebbe essere, diciamo, una forma di agevolazione su cui, no, hai un'altra appunto imposta da pagare, quella appunto sulle insegne luminose o non luminose, magari appunto può essere in ambito regolamentare, no, stabilire appunto delle agevolazioni sotto questo profilo appunto per quegli operatori, no, ed è una forma di agevolazione che però forse, diciamo, sta più in piedi rispetto appunto alle agevolazioni in materia di tassa sui rifiuti. Consigliere Guagnetti. Sì, due considerazioni. Una sul discorso di eventuali esenzioni rispetto o diminuzioni rispetto alla sulla Tari, che è giusta l'idea di magari incentivare e dare un indirizzo ai commercianti per evitare che installino macchinette, ma la Tari secondo noi dovrebbe essere premiante più che altro sul discorso di chi produce meno rifiuti, di chi riesce a produrre meno rifiuti, e per cui magari dovrebbe essere valutato un altro tipo di esenzione o di detrazione, insomma, su altre tasse. Sul discorso del sacco, grazie per l'aggiornamento. E ho fatto la domanda perché comunque l'introduzione del sacco blu porterebbe poi dopo, come passo successivo, ad avere la tariffa puntuale. È una cosa che sì, è ovvio che il cambio in tutti i comuni in cui si è introdotto il sacco ha avuto queste problematiche di abbandono, motivo per cui magari all'inizio non si mette subito la tariffa puntuale, ma si cerca di fare un passaggio graduale per poter valutare meglio e constatare meglio. Però diciamo che avremmo voluto, insomma, che fosse stato introdotto prima per poter già avere magari poter godere di tariffe più basse il prima possibile. Grazie consigliere, se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Capogruppo Guagnetti. Per quanto esposto prima votiamo contrari. Capogruppo Zini. Non so, vostra astensione. Capogruppo Lamanna. Fratelli d'Italia, favorevole. Capogruppo Beni. Gruppo Lega Nord, favorevole. Capogruppo Di Bari. Gruppo Forza Italia, favorevoli. Passiamo quindi alla votazione della delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Consiglio con 11 voti favorevoli. Due voti contrari dei consiglieri Guagnetti e Testone, due voti di astensione dei consiglieri Franzoni e Zini, ha approvato. Passiamo all'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Consiglio all'unanimità ha approvato. Grazie, passiamo quindi all'ultimo punto all'ordine del giorno, l'approvazione del programma di affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma a persone fisiche anno 2018, ai sensi dell'articolo 3,55 della legge 244/2007 e successive modificazioni e integrazioni. Sempre l'assessore De Simone alla sua serata. Quindi. Poi basta, sì. Lavoro poco. E niente, questo è un atto dovuto, come abbiamo visto anche negli altri anni, prima dell'approvazione del bilancio, ogni capo settore fa una dichiarazione in funzione della necessità o meno di avere, di dare degli incarichi di collaborazione, quindi ogni caposettore scrive al responsabile finanziario dicendo se avrà o no bisogno di incarichi di collaborazione. Questo non significa, se oggi dicono di no, che
non potranno averne perché possono succedere degli eventi per cui si rende necessario, ma questo dà una indicazione almeno in via preventiva di quello che potrà essere lo scenario dell'anno. Io non penso abbiate copia delle lettere anche dei vari capi settore e si ripetono un po' quelli che sono come negli anni passati, c'è il settore della cultura che richiede naturalmente le guide per ville aperte e alcuni relatori, alcune spese di relatori per delle per attività nelle scuole. Abbiamo i servizi, in questo caso finanziari, che hanno la solita richiesta per la predisposizione e l'invio delle dichiarazioni telematiche ai fini fiscali ed IVA. Altre non, al momento non necessitano, gli altri settori non necessitano di affidamento di incarichi. Grazie Assessore, ecco, apro un attimo una parentesi perché appunto si diceva che entro fine mese dobbiamo quindi approvare il bilancio e avremo già individuato teoricamente la data del 28, di mercoledì 28, ecco, non è una data ufficiale, però essendo anche la settimana santa con molta probabilità sarà proprio in quel giorno la convocazione. Ecco, ho voluto anticiparvelo visto che siamo sull'argomento. Dichiaro quindi aperta la discussione su questo tema, prego se ci sono interventi. Zini, ci mancherebbe. No, più che altro per segnalare un errore. Se andiamo a vedere la relazione in merito all'affidamento in carico di collaborazione e autonomia del settore socioculturale. È già stata corretta. Basta. Basta. Era volevo solo segnalare questo, meglio così. Ok, allora su questo. Forse era stato il consigliere Borsani la sera della commissione. Allora io passerei alle dichiarazioni di voto, capogruppo Guagnetti. Ringraziando anche qua il responsabile finanziario che ha sollecitato, come spiegavate, anche per avere queste lettere dai responsabili di settore il prima possibile, comunque votiamo a favore. Capogruppo Zini. Favorevole. Capogruppo La Manna. Fratelli d'Italia favorevole. Capogruppo Beni. Gruppo Lega Nord favorevole. Capogruppo Di Bani. Forza Italia siamo favorevoli. Passiamo quindi alla votazione della delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Consiglio all'unanimità ha approvato. Votiamo l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Consiglio ha approvato. Allora, con questa votazione si chiude la seduta del Consiglio Comunale, ringrazio il Sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali, il segretario, i dipendenti comunali e il pubblico presente, buona serata e ripeto, iniziate a prendere nota di questa data che comunque vi confermerò nei prossimi giorni.